Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Primo video del 2022, apriamo l'anno con il Pokémon più famoso di sempre. Sto parlando di Pikachu nella sua versione VMAX. Prima però, sigla. Bene, ecco qua la lista di questo Pikachu VMAX, un Pikachu che in questo caso ho scelto di prendere con la versione promo del 25esimo anniversario. Potete trovare tutto il codice su Potown Store. E l'attacco dice GMAX Volt Tackle 120 danni, più se scartiamo tutte le energie a lui assegnate possiamo fare altri 150 danni. Per cui di fatto è un 270 che ci permette in due colpi di mettere KO qualunque cosa in formato e qualcosa anche in un colpo solo. Come ho scelto di giocare questo Pokémon? Per quella che è la mia visione dei mazzi non competitive, i VMAX l'unica cosa possibile per renderli in qualche modo giocabili è fare in modo che nel momento in cui vengano in campo non vadano giù, quindi non vengano messi KO, perché ci sono tutta una serie di VMAX che stiamo andando a guardare che non sono competitivi perché per un motivo o per l'altro hanno qualcosa in meno rispetto ai VMAX che sono competitivi. Che cosa si può dare a questi VMAX per fare in modo di poter in qualche modo giocarsela? Per l'appunto la resistenza, in questo caso quindi sfruttare sempre una delle mie carte preferite che è Cheryl, il fatto che cura tutti i danni a costo di scartare tutte le energie dei Pokémon evoluti. A noi di scartare tutte le energie non interessa perché tanto la strategia è attacco, scarto tutte le energie per fare 270, tutto il danno che subisco poi lo curo e l'idea è quella di avere due Pikachu in campo, per cui due Pikachu VMAX in campo, palloncino assegnato, ritiro, faccio avanti e indietro, mando avanti il nuovo Pikachu. Perché faccio avanti e indietro? Perché il Fluffy mi permette di assegnare un'energia elettro a uno dei miei Pokémon in panchina, per cui Pikachu davanti, ritiro e mando avanti il Pikachu senza danni con le energie caricate grazie al Fluffy. Come faccio ad avere tutti i turni Cheryl? Perché qui potenzialmente mi serve Cheryl un po' tutti i turni. Ho scelto invece della linea Inteleon, che non avrei avuto spazio per la linea Inteleon in panchina. Ho scelto di sfruttare Altaria. A me questo Altaria è una carta che piace molto, tra l'altro 90 di vita, per cui perfetto per essere preso con la Level Ball. Una volta per turno puoi prendere una supporter dal mazzo e metterla in cima al mazzo. Perché è buona comunque nel mazzo? Se vedete non c'è Oranguru che mi fa scambiare la carta. Perché è comunque molto buona? Per due motivi. Non c'è Oranguru perché non avevo lo spazio in panchina, per cui non potevo permettermi di usarlo. E in ogni caso non serve per due motivi. Primo, mi basta giocare la supporter di turno e mettere l'eventuale Cheryl in cima al mazzo. Perché è comodo avere Cheryl in cima al mazzo? Contando che una volta che ho i Pikachu e i Fluffy io non ho bisogno di nient'altro a pescare, posso tranquillamente andare avanti di Cheryl. È buono per due motivi. Uno, perché comunque so al prossimo turno di andarla a pescare, per cui non ho problemi sull'averla o non averla. È lì Cheryl. In più al momento l'unica cosa che distrugge la mano è Marnie, per cui avere Cheryl in cima al mazzo fa sì che anche se il nostro avversario fa Marnie nel prossimo turno per cercare di distruggerci la mano, a noi non interessa perché tanto la Cheryl sarà in cima al mazzo. Qualora ci servisse subito Cheryl per qualunque motivo, nel mazzo c'è questo più comunque, anche questo nella versione promo, questa volta la versione della playlist, mi sono assolutamente rifiutato di mettere quello disegnato da Tomokazu. Per cui che cosa fa più comunque? Dice una volta per turno puoi mettere questa carta in fondo al mazzo se ce l'hai in mano. Se lo fai, pesca una dalla cima e in questo modo andiamo a ovviare un po' il problema del fatto che non c'è Oranguru nel mazzo, perché più comunque ci permette comunque di prendere la carta, come facciamo a prendere più comunque con la Quick Ball e la Level Ball 4-4 entrambe nel mazzo. Dopodiché c'è tre copie di Stormy Mountain, perché la Stormy volevo in qualche modo avere una stadio che desse fastidio all'avversario, ma in più volevo disperatamente qualcosa che mi aiutasse nel setup all'inizio. Cercare il mazzo un Pokémon elettro, drago non ce ne sono, per cui Pokémon elettro e metterlo in panchina. È fantastico all'inizio, se mi manca Marip o Pikachu posso andarmelo a prendere, di fatto sono tre carte che mi fanno cercare altri Pokémon base. Doppio Boss Order, triplo Research, una copia di Zinnia. Perché Zinnia e Research? Dato che posso andare a scegliere la supporter che voglio direttamente con Altaria, saltuariamente mi è capitato di non potermi permettere, ma
di avere scomodo il fatto di giocare la research e invece comodo la zigna, perché io voglio avere delle energie elettro negli scarti, le voglio avere negli scarti per poterle poi recuperare con Fluffy. Non è detto che voglia scaldare tutta la mano, per cui ho preferito invece di fare 4 research al 3-1 situazionale, ma dato che posso scegliere la situazione, in questo caso è comodo e figo. 4 palloncini, come ho detto prima, per ritirare, un palpad, un ordering rod e 4 copie della speed energy per avere più consistenza all'inizio, sono comunque energie elettro. Andranno poi scartate, non le recuperiamo, ma pazienza, avremo pescato 2 carte. Le speed vanno anche in combo con Altaria, per cui eventualmente ricordatevelo, all'inizio può essere che non avete la supporter, perché comunque giochiamo poche supporter. Abbiamo tanti modi per andare a prendere Altaria, per cui partite voi su Ablu. Non avete supporter, avete Altaria? Perfetto, Altaria, metto in cima una supporter, energia, speed, pesco supporter da gioco. Per cui questa è la lista del Pikachu VMAX con Altaria, Cheryl, ma soprattutto più comunque. Andiamo a vedere come funziona con qualche bella partita. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Pawtown Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpillars avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pawtown Store. Segov. Voglio andare per primo? Sì, per favore. Vorrei anche riuscire a finire la partita. So che sto chiedendo tanto, però vediamo contro cosa sto giocando. Rapidash con la doppia, dici la doppia che non può essere assegnata ai V, quella doppia, giusto? Ma magari c'è un'altra doppia di cui non sono a conoscenza, per cui quale doppia? Crobatville ed NGX, erano due carte diverse, tieni conto che nei massi si usavano sia Deden che Crobat prima. Quella che esce ovviamente. Ah, ok, allora non la conosco. Spike Mat. Ah, Avery. Mi darà fastidio, Avery. Uno. Due, tre, quattro. Picce più pu. Marip, questa vai mette in cima una di queste. E direi buona così. Tanto 8 o più stadio negli scarti. Hai voglia. Cioè, carino il Talonflame, però hai voglia. Dovresti giocare la combinazione di tipo Meo, Articuno. Senza contare che non tutti i cast form meritano di essere giocati. Povero Cristo, avevi in mano solo supporter. Allora, io sì, pesco perché mi servono le energie negli scarti. Ahimè, neanche uno. Però vabbè, spero di aver tolto qualche carta dal mazzo.
Ritiro, manda avanti lui. Palpad, recupero 1 e 2. Allora, faccio charge, perché? Perché questa level ball mi darà un più kumuku con cui posso prendere il lock che metto nel mazzo, per cui posso anche permettermi di assegnare l'energia in questo momento. Non le ho trovate prima le energie, ma va bene comunque. Ora, sono a posto, io sono bello settato, non ho bisogno d'altro in questa partita. Contando che il mio avversario non riuscirà ad attaccare. Che supporto stai scartando? Ah, la Flannery per scartare la stadio, certo. Peony, Clara è inguardabile in quel mazzo perché serve la rescue. Scarta 2. Milo, ma, allora, va tutto bene tranne la Flannery. Flannery, Avery, male male. Servono molte più stadio. Il casco era un mazzo che avevo provato. Era un mazzo che avevo provato, per questo dico male male. C'è così, allora. Più comunque. Metto in cima la research. Gioco più comunque. Pesco una. Non tolgo la stadio perché non voglio dargli una mano. Tanto io posso assegnare col Fluffy. Non ho, ahimè, provato l'evoluzione, per cui mi tocca prendermi questi 20 danni. Ok. Ah, non ho trovato l'evoluzione perché non c'è. Ne ho due nei premi. Va bene. Tanto non le volevo. Palloncino e attacco. Vuoi scartare e fare danni in più? No, tanto tutti in poca vita, per cui nel momento in cui scarterò è per fare la Cheryl. Allora, questa è una delle situazioni che stiamo. Sono situazioni che stiamo vedendo abbastanza spesso, più che altro perché nel momento in cui vuoi andare a giocare dei VMAX al di fuori dal meta, la cosa migliore da fare è fare in modo che quei VMAX, non essendo loro dei Pokémon aggressivi, esplosivi, eccetera, l'unica cosa che si può puntare a fare è renderli quanto più longevi e duraturi possibili, per cui in questo caso sto puntando a fare tanti mazzi che sfruttano in un modo o nell'altro le Cheryl. È arrivato a 8, 2, 3, 4, 5, 6 con quella che ha appena scartato. Lunga ancora. Talonflame, questi sono due premi che mi regala invece di uno. Ritiro, un altro piccione. Metto in cima Cheryl. E come sopra non ho bisogno di scartare perché questo è debolezza. Per cui vediamo se arriva. No, niente VMAX qua. Ah, mi interessa fino a un certo punto creare VMAX, perché tanto non andrà mai giù questo VMAX. Per cui, nuovamente, come si può battere questo mazzo? Semplice, nel modo più competitivo possibile, ed è anche il modo in cui ed è anche il motivo per cui non c'è nel mazzo, cioè il mazzo non è competitivo. Jolteon, Urshifu, mi prendi la panchina.
Perché io in questo momento sto giocando con 4 Pokémon di supporto e non è ovviamente per me accettabile il fatto di avere 4 Pokémon di supporto, perché senza questi Pokémon di supporto io non vado da nessuna parte. Io ho bisogno di questi Pokémon di supporto. Devo almeno attaccare con un Pikachu, però in teoria neanche Pikachu andrà a KO in un colpo, per cui metto in cima un'altra Cherry. Non penso che giochi Marni, però non si sa mai. E anche scartare le energie del Pikachu va bene, perché tanto sono energie che recupero. Io recupero 3 energie tutti i turni con Fluffy. E questo è come funziona il mazzo. Ultimi 2 premi sono 2 Pikachu V-Max. Per fortuna che il primo Pikachu non andrà mai giù. Ah, teoricamente voi non avete bisogno di più Pikachu, ve ne basta uno, perché in teoria quello non va mai giù. È un qualcosa che abbiamo visto con lo Stone Joner, con il Copperajah, lo stiamo vedendo spesso in atto questa cosa, avere un enorme bestione che non va giù. Poi qua non possiamo purtroppo curarlo, perché l'evoluzione è nei premi, però per cui le energie per il momento non le diamo. Faccio il KO nel momento in cui pesco l'evoluzione, curo e do l'energia. Tanto le 3 energie ci sono negli scarti. Pikachu, fammi indovinare ok, ho indovinato Pikachu. Ale, quando uscirà il mazzo del Pokémon lotta che si cura attaccando? What? Sai che Stone Joner? È già uscito Stone Joner. Allora, ecco qua il Pikachu. Evolvo. Cheryl. Curo tutto davanti, curo tutto dietro. Ho appena curato 270 danni. 3 energie dietro. Ritiro. KO. GG. Le strategie che state vedendo alla lunga possono sembrare sempre uguali, perché di fatto lo sono. Sono 3 o 4 strategie che si possono applicare uguale a tanti Pokémon diversi. In particolare con i VMAX, o avete un VMAX che fa qualcosa di specifico, come Jolteon, come Mew, come lo Shifu, ma altrimenti se il VMAX in questione è un Pokémon che si limita semplicemente a avere un attacco, come la maggior parte dei VMAX che stiamo vedendo noi, la cosa migliore da fare è questa, secondo me, cercare di fare in modo che questi VMAX attacchino e non vadano a messi KO, perché altrimenti non avete niente di più rispetto agli altri mazzi. In questo caso avete un Pikachu che, grazie all'Altaria e Fluffy, ha sempre l'energia per attaccare, non va mai KO. Easy. Miki, non so di cosa stai parlando. Questo è sempre il mio modo di spiegare, sempre il mio modo di giocare. Io sono notoriamente così nelle live, per cui tutti quelli che vogliono seguirmi, vogliono venirmi a seguire nelle live, sappiate che questo è esattamente il tipo di persona che potrete trovare sul canale, giusto? Ora facciamo un'altra partita per vedere se riusciamo effettivamente a farci il mazzo ancora una volta o meno. Sono fiducioso di sì. Allora, vedo tante cose diverse, la maggior parte di queste mi spaventa anche, tipo quello Shifu. Energia e Zacian. Metto un altro Marip. Ok.
Niente energie. Come sei sospettoso. Io mi aspetto di perdere un Marip, per cui metto giù questo. Ah, nella tua carriera da arbitro Pokémon, qual è il caso più esilarante che ti sia mai capitato? Adesso ci penso. Io, ahimè, non ho perso il Pokémon. Devo purtroppo buttare via questi Pikachu perché è una di meglio. Ancora niente energie. Sono stupefatto. Ma sì, Zarude. Sì, ma Zarude è erba, non è lotta. Esserci, cosa aveva in mano? Sono fortemente confusa. Allora, io riesco finalmente ad attaccare. Sì, muoviamo un attimino questa partita, va? Vediamo cosa succede. Non è pignolo, è una scimmia nera di tipo erba. Cioè, proprio... Ha usato Karen, per cui i single strike mi fanno più danni, ma io non sono single strike. Io sono molto confuso, raga. Sono molto confuso. Che cos'è successo? Cos'è successo questa... Ecco qui, abbiamo visto all'opera il Pikachu VMAX. Ci sono sicuramente delle cose che noterete a livello di deck building, sono sicuramente delle ricorrenze, l'usare la linea Inteleon, l'usare il Cheryl. Quello che spero che venga visto, venga fatto passare in questa serie, è il fatto che potete scegliere letteralmente di giocare qualunque cosa. Se avete un metodo, se avete una capacità di deck building, se state capendo come fare i mazzi,
non a livelli competitivi, ma riuscite davvero a far funzionare qualunque cosa. Uno degli scopi di questa serie è esattamente questo, e spero che anche questo Pikachu ne sia stata dimostrazione. Per cui buon anno, iniziamo così il 2022 con un Pikachu VMAX che spero vi sia piaciuto. Così fosse, mettetelo mi piace, iscrivetevi al canale, commentate il video, fatemi sapere cosa ne pensate, e noi ci troviamo presto con il prossimo video su YouTube e tutte le sere in live. Ciao, Caterpillar.